tutti. Grazie. Questa sera vi racconterò quello che è stato per noi lanciare questo nuovo brand che è Dolce Amore. Il progetto si chiama Parma Dolce Amore. Per iniziare diciamo la discussione, inizierei subito con il lancio del video, così capiamo un po' meglio di cosa parleremo. Sì. Il video si chiama Parma. È la terza slide. Dai. È la terza slide parte. È questa. Eccolo. Con questo video abbiamo partecipato a un premio per le campagne di New Marketing. Quindi appena fatto. Ecco, ora andrò a ripercorrere le fasi della campagna dall'inizio fino alla fine. La campagna inizia nell'agosto del 2010, quando un nostro cliente ci chiede di sfruttare l'opportunità di inserzioni, diciamo, a basso costo per i giornali, cioè nelle prime pagine dei giornali nazionali. Quindi noi abbiamo voluto un po' sfidare questa cosa e iniziare non tanto a parlare non tanto mettendoci in prima pagina solamente il nome, ma anche una campagna di riferimento. Quindi questa cosa nasce soprattutto con l'obiettivo di far vedere il brand, ma anche quello di iniziare a progettare qualcosa. Infatti, parallelamente al lancio delle vignette nelle prime pagine, nasce il fotoblog. Il fotoblog cos'è? Nasce come una forma di racconto, quindi le persone iniziavano a inviarci del materiale, foto, racconti, poesie, cartoline, tutte di Parma. Infatti sarà questa la forza del progetto. Piano piano arrivano i contenuti, avanti, e dopo i primi mesi, nell'aprile del 2011, lanciamo il primo photo contest, in cui praticamente si chiedeva solamente una regola. La regola era utilizzare ricette e fotografie a base di prosciutto dolce di Parma. Questo perché? Perché dopo aver creato, diciamo, la community, quindi aver creato una base solida su cui far lanciare il prodotto, siamo tornati proprio con il prodotto protagonista della campagna. Quindi anche qui abbiamo voluto dare un taglio molto social, dato che il progetto era nato proprio dalla community, e abbiamo voluto che a giudicare le ricette fossero tre personaggi che avevano, diciamo, lanciato anche grazie a loro il fotoblog. Quindi era una giornalista della Gazzetta di Parma, un cuoco di un ristorante di Parma e un fotografo di Parma. Questo sempre per tornare alla territorialità del progetto. E qui praticamente nasce realmente il brand che prima non esisteva. Infatti i vincitori del contest, come abbiamo potuto vedere nel video,
gli arriva il primo prosciutto social, nel senso proprio quello che il brand che prima non c'era e ora c'è. Infatti anche la stessa etichetta, come possiamo vedere, è frutto delle tante immagini che gli utenti hanno inviato, quindi non è la classica etichetta insomma che si può vedere nei supermercati, ma un'etichetta personale per ogni utente. Quindi andiamo a parlare di risultati, cosa ha creato questo progetto, sia in noi come agenzia Advertigo, ma anche anche per il brand. Vediamo che possiamo suddividere i risultati in tre macro filoni, quindi contenuti, la community e la conversazione. Perché proprio noi siamo voluti partire proprio anche dalla creazione di queste tre aree per progettare anche i progetti futuri della nostra agenzia. Infatti questo è stato veramente anche per noi un banco di prova che abbiamo utilizzato e continuiamo a utilizzare come punto di riferimento. Se guardiamo i contenuti erano unici, quindi abbiamo iniziato a parlare di user generated content. E questo perché? Perché le persone nei social media, con l'uso dei social media abbiamo scoperto l'uso gratuito delle proprie esperienze, delle proprie passioni. Questo ha creato contenuti ad hoc, contenuti unici e non ad hoc come a volte succede nelle agenzie, che per un cliente a volte si crea dei contenuti precisi. Questi sono contenuti di una ricchezza incredibile, perché sono creati dalla rete per il cliente finale. Per quanto riguarda proprio la community, qui c'è stata una cosa incredibile, perché praticamente il territorio ha risposto in maniera positivissima. Infatti qui possiamo proprio parlare di geomarketing a livello anche proprio gratuito, perché gli utenti erano soprattutto di Parma e della provincia. Questo perché? Perché inviavano eventi di sport, di eventi di volontariato, e quindi questo ha creato veramente una community che comunque va, cioè che andava avanti quasi da sola. Noi ogni giorno pubblicavamo un post, una foto, una poesia di persone che volevano semplicemente raccontarsi. Concludendo, le conversazioni. Le conversazioni sono state un abbattimento di barriera tra il nostro cliente, quindi tra il brand e il cliente finale. Infatti questo perché? Perché praticamente si vede che l'utente ha voglia di conversare con la marca, e questo grazie alla rivoluzione dei social media fa sì che questo è molto più facile, però insomma c'è modo di farlo. Facendolo con un fotoblog sicuramente si accresce l'opportunità di far raccontare alle persone le proprie voglie e le proprie esperienze, quindi un'opportunità per coinvolgere i brand. Ok, grazie, ringraziamo.